La casa di Niccolò Machiavelli, l'albergaccio, era la casa dove Machiavelli andò dopo essere stato mandato via da Firenze quando tornarono i medici, lui che per tanto tempo era stato un funzionario politico anche di buon livello per la Repubblica Fiorentina di Soderini, poi fu accusato di una sorta di complotto nei confronti dei medici e lui si ritirò qua, in campagna, dove aveva i suoi possedimenti. In questa casa scrisse una lettera bellissima a Vettori, forse la lettera più bella della storia della nostra letteratura, dove lui raccontava una sua giornata. Al mattino andava nel bosco, controllava i legnaioli, discuteva con loro, poi andava in osteria e giocava a carte e litigava anche semplicemente per vincere anche un fiorino. Poi la sera si cambiava, si vestiva i panni più belli, si metteva a leggere gli antichi ed era come se entrasse in una sorta di corte, un luogo meraviglioso dove lui interrogava gli antichi e questi gli rispondevano. Che poi è quello che succede un po' a me, no? Io di giorno mi sbatto come imprenditore e la sera però poi quando torno a casa, mi diletto di Dante, di Leonardo da Vinci, di letture, di musica. E questo è bello, no? È come se fosse una sorta di dialogo interiore, quindi io lo capisco molto, Niccolò Machiavelli. Però in quella lettera c'era scritto anche un'altra cosa. C'era scritto che lui, in quell'ozio forzato, fatto proprio qui a Sant'Andrea, in Percussina, all'albergaccio, lui in qualche modo aveva cominciato a scrivere un libro che si chiamava De Principatibus. Il principe. Intendiamoci subito, c'è un mondo prima del principe di Niccolò Machiavelli e poi c'è un mondo dopo il principe di Niccolò Machiavelli. Cioè, questo è un libro che ha fatto un po' da spartiacque, è stato un libro pazzesco, innovativo, che ha cambiato il modo di vedere le cose, il modo di fare politica. E allora entriamo in casa di Machiavelli. Io non ci sono mai stato, quindi sono molto emozionato. Eccola qua, vedo già una cosa che mi può interessare molto ovviamente, lo studio dove lui scrisse proprio Il Principe. No, vabbè, passeggiare per le stanze dove uno dei più grandi italiani è vissuto e dove ha pensato e ha scritto uno dei capolavori della nostra letteratura, ma che dico della nostra letteratura, della letteratura mondiale, è veramente emozionante. Oggi la casa Machiavelli è una tenuta dove si fa il vino. Eccolo qua. Ciao Niccolò. Che io a Niccolò Machiavelli ci sono particolarmente legato, per colpa o per merito forse direi di più, per la mia professoressa Anna Gracci, che nell'estate tra la terza e la quarta mi disse: Simone, non ti do compiti da fare, ma ti prendi tutto il Principe di Machiavelli e lo traduci. Come lo traduco, professoressa? Ma è già scritto in italiano. Ottima risposta, mi disse Simone, però vorrei che tu facessi una parafrasi in un italiano moderno. E quindi io mi passai a leggere i 26 capitoli di questo libro meraviglioso, dove sinceramente si imparano tante cose. Quindi l'avete letto Il Principe di Niccolò Machiavelli? Ma l'avete letto, lo dovete leggere, vi state perdendo qualcosa di bellissimo.